Ciao a tutti e bentornati. Oggi dopo un po' si torna in montagna a spasseggiare un po'. Siamo a Cusio, Val Brembana, e stiamo salendo a cima Piazzotti. Sono circa le 12:40. Confermiamo la nostra attitudine ai pomeridiani in montagna. Partiamo da quota 1500 circa, raggiungeremo il rifugio Benigni attraverso il canalino che, stando comunque la situazione, dovrebbe essere ancora ben innevato, se non ghiacciato. E da lì ancora un 100-200 metri di dislivello per raggiungere cima Piazzotti. Adesso siamo sul sentiero iniziale che ci porterà fino ad una malga. Prende rapidamente quota, considerate che nei primi 230 metri siamo saliti già di 30-35 metri di dislivello, quindi prende rapidamente quota nel bosco e adesso ve lo faccio vedere. Eccolo qua, questo è il sentiero. Dietro a noi vi può dare un'idea della pendenza. L'escursione al rifugio Benigni, che la trovate già sul blog in doppia versione estiva ed invernale, è un'escursione abbastanza basilare, non prevede un grosso impegno tecnico se non dentro al canalino, ma soprattutto in inverno. Sono tre vie per raggiungere il rifugio e per poi poter salire alla cima Piazzotti. Invernale solo una, quella che passa appunto dentro al canalino. In estiva invece c'è un sentiero alternativo che è chiamato Sentiero dei Vitelli e una traccia quasi in arrampicata nella prima parte che si trova proprio che si stacca proprio a ridosso del passo di sul Marano più avanti. L'escursione è abbastanza basilare, però naturalmente non è da sottovalutare perché comunque presenta alcuni tratti dove ci vuole un piede molto fermo, soprattutto all'interno del canalino. Quindi scarpe consigliate sempre, scarpe da montagna, in invernale portare al seguito sempre tutto l'occorrente, ovvero i ramponi e non i ramponcini per via della pendenza del canale. Sentiero da seguire, lo vedete bollato su alcuni alberi, è il numero 108 e è quello che da località Shock, dove noi abbiamo lasciato la macchina, si stacca e raggiunge il passo di sul Marano. Abbiamo detto siamo in Val Brembana e l'escursione a Rifugio Benigni e alla cima Piazzotti è stata la nostra prima escursione nelle valli bergamasche e è soprattutto l'escursione proprio che ci ha fatto innamorare di queste valli e ha fatto sì che tornassimo qui spesso e volentieri. Come dicevamo, eccolo qui, Bolli 108, il sentiero da seguire fino al passo sul Marano, lo trovate su Trail Forks inquadrando anche il QR code che vi sto rendendo disponibile nel video in basso a destra dello schermo. Comunque, link del sentiero su Trail Forks lo trovate nella descrizione. Abbiamo raggiunto il primo checkpoint della giornata, la Casera Valletto a 1600
25 metri che in estate ospita, lì sotto ci sono le stalle, gli animali al pascolo. Come vedete, il panorama inizia ad aprirsi. Qui c'è la deviazione del sentiero, il 107A, che trovate anche lui su Tre Forze, che scende giù ad Ornica, o comunque sale da Ornica. Chi sale da Ornica esce anche qui, sentiero numero 107, che sale oppure riscende direttamente. Se avete intenzione di fare escursione a Rifugio Benigni o alla Cimia Piazzotti partendo da località Shock, ricordatevi che esiste un pedaggio di 2 euro al giorno per poter transitare Fonte San Carlo. Quindi lungo la via troviamo anche una presa d'acqua molto comoda. Deviazione 108A, ovvero 108 alfa, è sentiero dei Vitellio. Se volete, all'interno del Rifugio Benigni trovate la storia. Stiamo avvicinando al canale, che come vedete quest'anno è ancora ben innevato. Adesso arriviamo un po' più sotto al canale, praticamente sotto al canale, e mettiamo i ramponi. Allora, eccoci qua alla base del canalino. Abbiamo calzato i ramponi, come vedete la neve è abbastanza morbida, la pendenza del canale è abbastanza elevata. Siamo nel Valloncino, adesso il sentiero prosegue, lo vedete battuto. È ancora un po' da salire, lì sopra poi vedremo il Rifugio Benigni. Eccolo lì, vedete il tetto del Rifugio Benigni di fronte a noi, laggiù il bivacco. Claudia è già lì, oggi lei va come gli stambecchi. Bivacco che ci ha ospitato nel 2019 a Capodanno. Quota 2238 al Benigni, 4,57 km da Shock, 631 metri di dislivello. Oggi nulla o quasi ci farà desistere a raggiungere questa benedetta cima Piazzotti. Ecco svelata la cima Piazzotti. Allora, la batteria della GoPro è quasi scarica, lo vedo dallo schermino, quindi mi sbrigherò. Siamo arrivati, croce di vetta, Claudia sta mangiando il panino, io subito dopo di lei. Cima Piazzotti finalmente dopo 4 volte che siamo saliti al Benigni. Non che ce l'abbiamo mai provata, però per una cosa o un'altra, come dicevo, non siamo mai riusciti. Finalmente ci siamo. Dietro di noi i Ponte Ranica e sotto il lago del Pescegallo, di qui lago di Trona, che ci ha detto una signora, io credevo fosse un altro, lì quindi il Trona, lì giù in fondo gli occhi più attenti vedranno una croce, c'è il Pizzo dei Tre Signori che speriamo quest'estate di poter salire a fare.
Quindi noi siamo saliti lì e poi abbiamo fatto questa piccola cresta. Adesso noi ce la mangiamo qui, il panino, ci godiamo un po' il panorama. Sono circa le 3:10. Abbiamo percorso 5 km e 24, 762 metri di dislivello, 2 ore e 06 per salire a Cima Piazzotti. Grazie per aver visto il video e magari ci troviamo in discesa dopo. Ciao! Vabbè, un pezzettino di discesa ve lo volevo far vedere.